Allora, benvenuto Gerardo Pericchi, grazie naturalmente della disponibilità. Come vi avevo accennato prima, questa mattina alla proiezione con gli studenti nell'ambito del progetto di educazione al cinema d'autore del PCTO, di avvio alla professione di critico cinematografico, è intervenuto Carlo Interman, il regista. È stato, devo dire, una sessione estremamente vivace, molto interessante, piena di domande. Questa sera appunto il regista aveva un impegno e quindi ecco, abbiamo il piacere di ospitare il produttore Gerardo Pericchi. Rivedremo Carlo Interman mercoledì sera alla cerimonia di integrazione, speriamo con delle sorprese. In qualità di produttore, breve presentazione come sempre dei nostri ospiti, in qualità di produttore con il punto Gerardo Pericchi ha coprodotto diversi film, documentari e cortometraggi come City, gli Amos Gitai, film straordinario, è stato presentato a Venezia nel 2014, poi Rabin, Last Day, sempre di Amos Gitai, sempre a Venezia l'anno successivo, nel 2015, Mountain di Amir Naderi, sempre a Venezia, 2016, quindi praticamente avete fatto Venezia per 3 anni consecutivi, e poi Dal ritorno di Giovanni Cioni e Rhinoceros di Kevin Jerome Emerson. E quindi un sodalizio, diciamo, artistico che mi pare che duri da molto tempo con Carlo Interman, quindi direi che potrebbe essere interessante per noi capire sia, diciamo, l'avventura comune creativa, ma anche l'avventura produttiva di questo film, che è un film di, come avete visto, di grandissimo impegno produttivo. Oltre 6 milioni di euro di budget, che insomma in Italia è un filmone, no? Insomma, che pochissimi riescono ad avere questo tipo di disponibilità, e soprattutto per un'opera prima, per un'opera sovietica. Non so se sia un record assoluto nella storia degli esordienti italiani, forse sì, perché non mi pare che agli esordienti vengano dati mezzi così ampi, ovviamente, per potersi esprimere. Questa è una coproduzione italo-inglese-belga e indubbiamente, diciamo, l'aiuto di Terence Malick come produttore sicuramente è stato determinante anche per trovare fondi adeguati all'impegno produttivo e alla grande ambizione ovviamente di questo film. Quindi se ci racconti un po' questa avventura, magari, anche se poi cominciando appunto dagli inizi dei rapporti con Carlo e poi successivamente per arrivare a questo film, chiaramente. Volentieri, buonasera a tutti, salve. No, con Carlo ci siamo conosciuti tanti anni fa a una scuola di cinema a New York, più di 20 anni fa. Eravamo due appunto giovani neolaureati in cinema che eravamo per fare appunto questa scuola per lasciarci nel mondo del cinema, che era il nostro sogno. E poi siamo tornati, abbiamo fatto questa esperienza in un paio di mesi insieme, ci siamo conosciuti là, è stato molto bello, era una scuola fantastica perché era una scuola molto pratica, che mettevano subito una macchina da 16 mm in mano e potevano fare tanti cortometraggi. La New York Film Academy, no? Loro sì, insomma, hanno un sistema, diciamo, proprio induttivo, immediato, non parlo troppo a teoria, diciamo. Esatto, però venendo dall'università italiana, che avevamo fatto anni di teoria, è stato molto bello, e soprattutto ci ha fatto sentire subito i registi, quindi quando siamo tornati in Italia pensavamo, ci torniamo in Italia e facciamo subito cinema. Invece è stato un po' più lungo, insomma, e io sono tornato in Italia e ho avuto la fortuna casualmente di cominciare a lavorare in produzione con Fabrizio Mosca, che è un bellissimo gruppo italiano, non so se lo conoscete, ma sicuramente conoscete il suo film dove ho cominciato a lavorare con lui, che è 100 passi di Marco Lorio Giordana, e praticamente è stata anche quella un'esperienza fantastica, un po' ingannatrice per me, perché ho cominciato come suo assistente, eravamo praticamente lui e io in una stanzetta piccolina, e da
da lì poi dopo è stato un successo colossale, di Centolassi è stato bellissimo, e quindi io ho chiamato Carlo, ovviamente ero in Italia, era con degli altri amici, aveva cominciato a scrivere, a fare libri, a occuparsi di libri di cinema per alcuni libri, che è una casa editrice, non so se voi la conoscete, ma famosa casa editrice di libri di cinema e di teatro. E gli dissi, dice, guarda Carlo, è semplicissimo, basta avere delle belle idee, lavorare e va tutto bene, si fa un film, non c'è problema. E Carlo, entusiasta, disse, assolutamente, allora facciamo una grande rivoluzione insieme. E da lì fondammo appunto la Cidulo International, che è ancora la società di produzione che abbiamo, che si chiama così perché lui con gli altri due amici dovevano fare al tempo un cineclub a Trullo, e allora non ha fatto una casa da Cinerullo a Cedullo, e ci sembrava una cosa simpatica, al tempo era un giorno. Poi dopo non abbiamo mai cambiato, abbiamo sempre il numero, non abbiamo mai cambiato. E devo dire che nel tempo è stato un po' di schiena, perché tutti quelli che lo trovavano simpatico, come il nome, erano persone che brillavano di lavorarci insieme, gli altri era un po' più difficile, diciamo. E abbiamo cominciato, quindi abbiamo fondato la società, e abbiamo avuto la buona idea di... abbiamo pensato che fosse più semplice fare documentari piuttosto che un film, e che i documentari potessero essere una buona palestra sia produttiva che registica per noi. E anche lì abbiamo avuto una grande fortuna, perché il primo documentario che abbiamo fatto è stato un documentario sul regista americano Terrence Malick, che al tempo aveva, dopo vent'anni di assenza dal cinema, aveva appena fatto La Sottile Linea Rossa. E quindi noi avevamo una passione per il suo cinema, ci sembrava una bella idea da fare, perché da tanto tempo appunto lui non faceva film, non molto consapevole del fatto che lui appunto era famoso per non rilasciare interviste, e quindi era un po' un'impresa titanica per fare un documentario su di lui, però forse in coscienza riuscimmo a entrare in contatto con il suo agente del tempo, che inizialmente ci disse, no, Malick, cosa lasciare perdere, non interviste, però non le vuole fare, non vuole che si parli del suo cinema, così. E noi però insistemmo tanto, e alla fine si vede che gli fummo simpatici, e parlò con Malick, che casualmente doveva venire a Milano per la Milanesiana organizzata da Enrico Virsi a presentare, mi sembra, La Rabbia Giovane, che era il suo primo film, che Vince era riuscito a portare, insomma, per te c'è una prospettiva, non ricordo bene cosa. E Mari disse al suo agente che ci avrebbe incontrato volentieri, e noi quindi andavamo a Milano, e contrariamente a tutte le televisioni, incontravo Malick in un albergo a Milano, era una persona simpaticissima, in realtà molto più aperta di quello che uno voleva. Gli avevate scritto una lettera, giusto? Gli avevamo scritto una lettera dicendo che noi le lettere che si scrivono quando il punto che cercavi di sperare, pensando che non l'avendo mai letta, giusto? Poi sincere, cioè dire completamente, non so se forse per quello, però insomma, proprio gli scrivemmo che il suo cinema è un faro per noi, e che avremmo rispettato la sua volontà, e avremmo fatto insomma di tutto per fare il documentario. E lui, curiosito, ci incontrò, e fu un incontro, devo dire, molto bello, perché in realtà lui è un grandissimo appassionato di cinema italiano, da Olmi a Rossellini, proprio insomma un grande fan, conosce benissimo il cinema italiano. E quindi abbiamo passato tipo un'ora a chiacchierare molto piacevolmente, e come ho detto prima, una persona che è molto timida, ma è anche molto simpatica, e si vede che siamo stati simpatici insomma. Quindi lui alla fine disse, guarda, va bene, io non faccio interviste, però se voi volete fare un documentario di me sono contento, e se volete vi aiuto a contattare le persone che volete coinvolgere. E quindi da lì è partita tutta quanta la nostra avventura, e devo dire che il documentario su Malick è stata la mia esperienza, è stata anche una lezione proprio di cinema, e anche un po' di vita, perché andavo per 5 settimane negli Stati Uniti con un furgoncino girando per tutti gli Stati Uniti a intervistare alcuni dei miti della storia del cinema americano, perché abbiamo intervistato Chopin, Martin Sheen,
Arthur Penn, perché Arthur Penn era ancora vivo ed è stato, diciamo, Malick è stato un suo assistente all'inizio della sua carriera, e ha lavorato lui, e Arthur Penn a sua volta aveva aiutato Malick a. E Arthur Penn è stato il mentore, no? Mentore, di Malick, come forse Malick è il vostro mentore. Sì, allora, beh, adesso non farei proprio paragone Malick, ma no, magari è così. Sì, però è così. Tant'è che, diciamo, un po' la passione che ci ha vestito Malick e che anche la volta di aiutarci è proprio perché ci siamo resi conto che poi in realtà il cinema americano degli anni 70, la nuova Hollywood, che è così tanto assegnato il cinema a livello mondiale, in realtà era fatta da una serie di persone che erano appassionate di cinema e che si conoscevano tra loro e che si sono andate tutte quante a vicenda, e questo è stato molto bello, e Malick ha voluto un pochettino, ma non solo con me, anche con altre persone, insomma, riaiutare le persone con cui era stato aiutato. E quindi, insomma, facciamo questa esperienza del documentario e incontriamo delle persone, anche Sam Shepard, che è stato un grandissimo, veramente un vero cowboy, e da lì abbiamo cominciato a fare documentari, e dopo un po' siamo passati anche, ci sentiamo, insomma, un po' più pronti anche ai lungometraggi, e sempre Malick, diciamo, è venuto il nostro aiuto per il passaggio, perché quando girò The Tree of Life praticamente ci affidò la produzione esecutiva delle riprese italiane di The Tree of Life, che fu un'esperienza fantastica anche lì, perché lavorammo con tutta la Tupi Malick, a partire dal direttore della fotografia di Jörg Wibner, che poi è lo stesso direttore della fotografia del film di Carlo, perché abbiamo fatto amicizia con lui appunto durante quell'esperienza, e perché è una persona anche lui veramente fantastica, e ci ha seguito poi dopo sulla prima esperienza di Carlo. E poi abbiamo cominciato anche a produrre, appunto, come citavo prima, dei film di produzione minoritaria, dei film digitali, che è stata proprio un'esperienza molto, molto bella. Gianni Maderi, questo regista italiano, quello è stato il nostro primo film prodotto integralmente da noi, è stata un'esperienza un po' folle, perché è un regista italiano molto famoso al cinema indipendente, ma che fa dei film al limite dell'impossibile. Infatti abbiamo girato il film, si chiama Monte, perché è la storia di un contadino in epoca indefinita, torna al Medioevo, che vive in un posto dove la cima della montagna non fa passare la luce del sole, e lui a un certo punto, stufo della vita misera che fa, si sveglia una mattina e va a battere la montagna con un martello, e abbiamo girato finché non abbatte la punta della montagna. E abbiamo girato in Alto Adige a 2500 metri, ricostruendo un villaggio medievale con questo regista italiano che a 70 anni soffettava da una parte all'altra. È stata un'esperienza incredibile. E niente, poi siamo arrivati. E vediamo allora, adesso che siamo arrivati, vediamo dove Book of Life, esatto. Voglio dire, un'avventura produttiva importante. È un'avventura produttiva importante che devo dire, questo lo dà il merito a Carlo, perché sono un regista, come avete visto al film, molto talentuoso e della grande capacità visiva e molto visionario. E che ha scritto la sceneggiatura che è riuscita ad attrarre finanziamenti e persone che volevano farlo, a partire da Malick, che aveva sempre, insomma, sostenuto Carlo come regista, e quindi ha deciso di aiutarci anche in questa avventura mettendo il suo nome sopra, e questo è stato di grande aiuto. E anche appunto ai tecnici, perché il direttore di fotografia di Wibner, che ha partecipato, è uno dei più grandi direttori di fotografia che ci sono oggi, ma anche il tecnico, lo scenografo, è l'assistente, ha cominciato come assistente di Jack Fisk, che è lo scenografo storico di Terrence Malick, e lui ha fatto tutti i film di Paul Thomas Anderson, The Master, Il Petroliere, è una persona veramente geniale. E quindi devo dire che è stato difficilissimo, perché se mi chiedevo un'opera prima è un'impresa titanica,
Però molto si deve proprio diciamo, al talento di Carlo e alla capacità di attrarre le persone che hanno poi deciso di investire e di lavorare con lui, perché poi è stato tutto un insieme, cioè nel senso più persone volevano lavorare con lui e più finanziamenti riuscivano a venire e più altre cose poi dopo seguivano. E devo dire che in questo molto ci ha aiutato anche Rai Cinema, che ha creduto nel film e ci ha sostenuto inizialmente, che è stato un tassello importante perché comunque all'estero vedere che avevamo un sostegno italiano era insomma, fondamentale per poter avere credibilità, come anche devo dire il Ministero che ha finanziato il film e che ci ha sostenuto. E poi abbiamo trovato dei produttori sono bravi anche perché comunque se non avessimo avuto la produzione inglese belga non saremmo riusciti a farlo ed è stata una fatica incredibile, però alla fine siamo molto molto contenti. Allora, qualche curiosità da parte vostra? Quanto tempo per fare tutto, dall'idea al film? 2 anni e 9 settimane di ripresa. No, Ce l'ha detto sì, stamattina, allora, 2 anni, diciamo forse anche te, per riuscire a mettere insieme tutti i soldi Anche te. No, in effetti 2 anni per finire il film, poi 1 anno per la post-produzione. Ma il film è stato lungo, ma devo dire che questo è stato anche è andato a favore secondo me di Carlo. Perché allora, noi eravamo abituati ai documentari e molto spesso i documentari si cominciano con non tutti i soldi del documentario. Però i documentari hanno un budget che è, diciamo, il documentario più costoso che abbiamo fatto era 500.000 euro, quindi insomma un costo molto inferiore a questo del film. Però questa incoscienza del documentario l'abbiamo portata, forse al nostro discapito, anche nella produzione dei film. Quindi siamo partiti non avendo tutto quanto il coperto il budget del film e quindi c'è stato un momento dove abbiamo finito le riprese e abbiamo dovuto aspettare per trovare altri soldi per finire tutto quanto la post-produzione. Però devo dire che questo è stato molto utile perché come avete visto è un film molto difficile, adesso dura 1 ora e 35, mi sembra il primo montaggio era penso di 3 ore. E quindi c'è stato un lavoro invece di Carlo con il montatore Pietro Alessandro, che è stato bravissimo secondo me, di affinamento proprio del film e che avere il tempo da un lato è stato faticoso perché comunque è stato là e non dicevo che il film lo finiva qualcuno mi gioca, però dall'altro gli ha dato la possibilità di poter insomma, ragionare meglio e arrivare a questa forma che secondo me è migliore. E quindi il tempo ci ha voluto tanto tempo. Insomma, questo l'idea iniziale addirittura, insomma, dal momento che Carlo ha scritto la mia versione della sceneggiatura, sono passati 4-5 anni prima che abbiamo cominciato a lavorare. Poi, perché inizialmente avevamo pensato, siamo una società piccola, cerchiamo di trovare una società più grande che ci sostiene e che ci aiuta a mettere insieme un budget così importante e invece alla fine non abbiamo trovato nessuno e quindi abbiamo deciso di farlo noi direttamente e da lì vabbè, ci abbiamo messo 2 anni insomma, questo Se posso, prego. allora, abbiamo citato Tree of Life, il film Malik. di Malik, che in realtà, se non ricordo male, ha avuto anche lui un budget notevole, perché parliamo di un investimento di circa 54-55 milioni di dollari, mi sembra di ricordare, o di 32 milioni di dollari, e poi ha incassato 54 milioni di dollari, quindi un'operazione ben riuscita. Allora, qui c'è un'assonanza, ovviamente, che questo albero della vita di Malik. Io non lo ricordavo, adesso lei l'ha raccontato, quindi ho ricollegato il nome alla visione fondamentale di questo albero del film che in realtà io avevo assegnato proprio all'albero della vita, no? Con tutte le considerazioni del caso. Ma la domanda è questa, il film che è chiaramente visionario,
concettuale, importante, importantissimo, visionario, non mi appare altamente commerciale, quindi di fronte ad un investimento di questa natura, il sistema produttivo, la produzione, ha qualche, diciamo, pensiero per poter riottenere, io immagino e spero di sì, perché ecco, onestamente come utente cinematografico, quando vediamo film di questo genere si vedono con grande interesse, però mi sembra più un prodotto per cinesi, quindi per persone veramente vogliose di cinema. Quindi come vi siete posti questo problema? No, allora un discorso è il discorso finanziario, e quello nel senso lo si affronta in un modo, cioè il produttore quando ragiona sul film c'è un costo e ci sono tutta una serie di modalità per poterlo coprire. E l'altro è, perché la domanda non capisco se è sul fatto se è, cioè comunque insomma, no, la risposta è che sapere quali sono i canali di distribuzione allora quando uno fa il film è chiaro che noi speriamo il più ampio numero di persone possibile, perché per quello che uno lo fa, cioè non è che lo fa per essere, o poi oggi è molto difficile riuscire a fare un film del genere, perché mentre un tempo c'era la sala cinematografica, che comunque anche se per film così non è un blockbuster, quindi non è che c'erano milioni di persone, però insomma c'era un'attenzione maggiore. Adesso è molto difficile riuscire in sala cinematografica, e quindi c'è un mercato. Poi tra l'altro noi siamo usciti pure durante il periodo della pandemia, che è stato proprio un disastro, diciamo, non è. Però secondo me vale la pena sempre cercare di fare cinema di questo genere, poi può piacere, non piacere, puoi farlo meglio, cercare di perfezionarlo, quello che è, però è per quello che uno cerca di fare cinema, cioè per fare qualcosa di diverso e qualcosa di coinvolgente, cioè non No, comunque voglio dire, il film ha un grande respiro internazionale, quindi credo che comunque abbia delle prospettive di vendita all'estero importanti. No, sì, ma il film è stato tantissimi pezzi, e poi è stato venduto comunque in 10-12 paesi, diciamo, quindi quello poi con delle cifre veramente, purtroppo con la pandemia, molto più basse di quelle che erano prima. Però diciamo che il film è stato coperto come costo, quindi poi dopo sono se no l'avremmo fatto, perché no, sì, beh, tranquillo, quello non tranquillo sono sempre io, che infatti il produttore è un po' un lavoro, diciamo, complesso, soprattutto per cuore. Però quello che voglio dire è che ognuno sceglie quale tipo di cinema che vuole fare, ma secondo me vale la pena cercare di fare dei film che sono. Solo ecco, è proprio questo che lei dice, questo va riconosciuto, è apprezzabilissimo e ci fa dire viva ancora il cinema, è proprio il coraggio della produzione, perché ci sono dei momenti in cui l'investimento, un minimo di coraggio, un minimo di coraggio va messo proprio per questo, per quello che le dice. Ma guardi, allora, un tempo la produzione, allora uno c'è sempre questa concezione, per forse farlo, non ce l'avete, però sempre la concezione che il produttore è quello che ha i soldi, che mette i soldi per fare il film, che non è così, cioè un tempo forse era così, ma comunque ci sono i soldi perché i film precedenti non avevano dato i soldi, e gli mettevano i soldi perché c'era appunto un circuito commerciale cinematografico che gli permetteva di guadagnare soldi sui film. Adesso questo è molto difficile, cioè i film che guadagnano tanti soldi, anche i film del genere, per esempio Amos Vitali, che abbiamo prodotto, che è un regista italiano, è un autore, cioè c'è stato tutto un periodo dalla fine degli anni 90 fino a 2010-2012 che i film d'autore andavano fortissimo, cioè c'era un'idea cinematografica, la gente andava a vedere quei film, i film avevano un costo ma incassavano. Adesso non è più così, cioè i film che incassano sono i film della Marvel, cioè i loro costo, i film per le famiglie, perché vanno male male, figli magari anche nonni, cioè nel senso è così, quindi questi hanno una sono molto più difficili da fare, però la bravura del produttore oggi non è più quella solo di scommettere nel fare questo film, ma nel riuscire a far
scommette via i soldi nel fare questi film, cioè quindi cinema o le piattaforme o chiunque sia, di fargli capire che questi film hanno un valore che è utile investirci, questo è il lavoro, è il nostro lavoro. Non so se è stato un gioco di squadra di multiproduzioni sempre più allargate, e quindi non è più come nel passato, che c'era uno ricorda Dino De Laurentiis, io ero un bambino. Sì. No, ma esatto, per dire questa è una produzione con il Belgio, perché il Belgio ha un sistema di finanziamento del cinema che si chiama tax shelter, che fondamentalmente ogni 100 euro che spendi in Belgio 43 ti devi dare allo Stato. Ma perché ti devi dare allo Stato? Perché fondamentalmente paghi tutte le persone belghe, e di fatti hanno avuto un aumento di produzione in Belgio impressionante, e tecnici belgi sono bravissimi, una cosa incredibile veramente, perché fanno 300 film all'anno, sono molto bravi, ma soprattutto dei 43 che tu riprendi, poi in Belgio ne spendi 60, quindi loro ci guadagnano pure. E allora tu vai a girare però in Belgio, perché hai una parte del costo del film coperto, quindi è un'architettura finanziaria creativa, diciamo, che è il lato bello della stressante, ma anche bello della produzione. Apre, sì, eccomi, arrivo. Aspetta, ci vuole il microfono un attimo. Spostare il discorso dal punto di vista economico al punto di vista invece qualitativo. Se un produttore, un regista si pone il problema, spero che se lo ponga, di in qualche maniera rimanere nell'ambito culturale, nella storia del cinema, di un film che possa poi dopo rimanere nel tempo. Perché credo che questo sia anche uno degli scopi importanti. Certo, il messaggio rimanga in effetti, no? Sì, ma il produttore... Non solo un problema di rientro del budget. Grazie, signora. Si è ben diffuso. Grazie, signora, stavo proprio dicendo questo, grazie. Che dice? Stavo proprio dicendo questo, ti dico grazie, sì. Cioè, vabbè. Io gli ho interrotto, gli ho tolto la parola. Forse sì, ma non è importante. No, comunque il concetto è chiaro. Sì, sì, ma assolutamente. Che, allora, il regista penso se lo ponga proprio per primo, perché fa film per entrare nella storia del cinema, e anche il produttore, poi in Venere ci sono registi e produttori, insomma, però comunque dal nostro punto di vista lo facciamo sicuramente per fare dei film che per noi hanno senso, e che possono rimanere, che possono essere visti dal più grande numero di persone possibile, che possano contribuire a stimolare le persone che vedono i film. Quindi assolutamente sì, in questo devo dire ha una funzione molto importante i festival, che chiaramente aiutano a promuovere il film e a dargli là. Però sì, assolutamente sì. Va bene, altre considerazioni? Domande? No, io dunque avrei un'ultima domanda e volevo capire se posso affrontarla, diciamo, con te, penso di sì, dal punto di vista produttivo. Allora, in questo film si apprezzano molto gli effetti visivi, ma noi siamo disabituati forse, o comunque abituati ormai a effetti mirabolanti, i famosi film della Marvel di cui parlare, ma anche di tanti altri film, con una computer grafica sempre più sviluppata, quindi le grandissime case di effetti speciali per decenni, la Industrial Light and Magic di Lucas, che ha avuto il monopolio che è stato intaccato incredibilmente da una relativamente piccola ma agguerritissima casa, che è la UEPA di Wellington di Peter Jackson, che è poderosissima e che a un certo punto addirittura l'ha superata. Ma stiamo parlando di potentissimi effetti digitali fatti al computer, con un impiego del 3D estremamente importante, e ormai, diciamo, dal punto di vista visivo vediamo delle cose mirabolanti in questi
film appunto Marvel o tanti altri del genere, insomma, Jurassic Park, King Kong e così via, no? Questo film, che ha degli effetti visivi curatissimi, l'avete fatto con Lorenzo Ceccotti, no? E non c'è il 3D, non c'è praticamente il 3D, non c'è. Sono effetti visivi molto particolari, molto originali, praticamente che si svolgono, sono fisici, si svolgono davanti all'obiettivo della macchina da presa. Guardate per esempio le radici degli alberi fatti da umani, no? Che poi si vede chiaramente l'albero stesso, no? Fatto da umani, ma anche non so, il bambino che esce dalla parete. E, intanto questo è un discorso naturalmente di idea, di progettazione. Come avete concepito e come avete lavorato su questi effetti che mi sembrano totalmente rimarchevoli dal punto di vista nel panorama mondiale, direi. Grazie, un piatto. Ma no, questa è una parte che a cui Carlo teneva moltissimo, e che era proprio quella di non fare solo effetti digitali, ma di utilizzare delle cose concrete su cui magari possibile di finire col digitale. E abbiamo fatto, grazie a delle persone bravissime che hanno lavorato con noi, perché come citavi Lorenzo Ceccotti, che è stato la persona che ha impostato visivamente tutto quanto il film, è un artista eccezionale, poliedrico, che passa dai fumetti appunto alla progettazione di film, e ha lavorato insieme allo scenografo, che dicevo prima, David Krenk, e incredibilmente non si erano mai conosciuti, si sono trovati benissimo subito insieme. Carlo mi racconta sempre questa scena di un giorno, perché abbiamo girato parte del film in Trentino, e allora erano andati a fare dei sopralluoghi in Trentino, e in treno c'erano Carlo con David Krenk, lo scenografo, e Lorenzo Ceccotti. Dicevano passato tipo 2 ore intere a parlare di mine e di matite che usavano per disegnare, proprio come le nerd, tutte le cose si sono trovati benissimo, la durezza della mina è come, no, delle cose incredibili. E quindi, perché poi alla fine il cinema è un'arte fatta da più persone, cioè c'è il regista che dà un'impostazione dalla visione, ma anche una grande capacità che deve avere il regista è quella di riuscire a coinvolgere delle persone, a dare la visione, ma poi sono quelle persone che aiutano a far crescere, a far diventare il film quello che è. Quindi è grazie proprio al lavoro di loro che sono. Allora, guarda, stavo pensando anche con delle suggestioni che sono venute prima dalla sala, cioè fare un film che resti, no? Questo è proprio uno dei film che resti, proprio per questi aspetti, perché se tu fai degli effetti visivi che vengono dal reale, no? E che quindi si vede chiaramente che non sono artefatti, ma soprattutto non sono frutto della tecnologia che c'è in quel momento in cui fai il film. Questo film qua, se lo vedi fra 30 anni o anche fra 100 anni, rimane un film originale, prezioso, proprio perché non c'ha i 3D del 2020, sì, no? Perché c'ha degli effetti reali che vengono dal reale e quindi restano perché c'è l'impressione, l'emozione visiva del reale. Ma prima ho cominciato dicendo che Carlo ci teneva molto, ma ci teneva perché noi siamo cresciuti con dei film che avevano questa impostazione, a partire dalla Storia Infinita a Labyrinth, tutto il cinema effetti digitali che erano una creazione continua. Allora il digitale secondo me è fantastico e apre tantissime possibilità, il problema è quando diventa anche lì una cosa semplicemente fatta in automatico. Allora invece questa cosa qua dà la possibilità a chi ci lavora di sprigionare una creatività maggiore in qualche modo, secondo me, ed è quello che è viva. Allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo fortemente Gerardo Canizzi.
produttore del gruppo online, e vi ricordo di votare con l'app che vi è stata mandata per email, oppure domani con l'aiuto della segretaria che sul computer registra il vostro voto, perché il vostro voto è determinante per determinare se questo film sarà il film vincitore del festival oppure no. Grazie e buona serata. Mi pretendo meglio che diciamo che sei arrivato in sala. Anch'io avevo tante troppe domande per cui ho partito per il regista. Allora, con Carlo ci vediamo mercoledì, se vuoi venire bene con i ragazzi, diciamo coinvolgente, no? Allora, noi facciamo parte anche di un sindacato, anche la vicepresidente della Associazione del Sindacato, e abbiamo accettato l'idea della politica, e quindi, diciamo, noi abbiamo un esempio che arrivano i critici e ci dicono: per noi, di questi 10 film, il migliore è questo, e questa è per questo motivo, cioè, la roba, qual è? Perché è una giuria indipendente, ma siamo contentissimi. Ma ci va, meno male. Ci abbiamo anche il prezzo della grazie, ciao.